Buongiorno a tutti. Faccio questo video per i miei compagni e fratelli del Rione Maestri. Veniamo da un campionato non molto brillante, però tutto sommato abbiamo la vittoria, cioè la vittoria, abbiamo il podio del terzo posto della Coppa. Volevo dire innanzitutto che mi dispiace tantissimo, io veramente ci sono rimasto malissimo, deluso. Cioè, dell'errore che ci è costato il podio, dell'errore che ho commesso che ha costato il podio alla nostra grande squadra. Io rinnovo di nuovo le mie scuse ai miei compagni, al mio Rione, per quell'angio sbagliato che poi mi si era impigliata la bandiera sotto la scarpa, sotto il piede, è partito male. Mi dispiace tantissimo, ci sono rimasto davvero tanto male. E niente, io spero di continuare far parte della grande squadra anche in futuro. Non si può, non, cioè, per un errore non si può condannare una persona, perché siamo umani e sbagliamo tutti. Sì, è vero, io in campionato non ho mai sbagliato. Però me la sono presa male anche io, ecco tutto qui. Continuerò ad allenarmi, a lavorare sodo di più rispetto agli anni passati. Questa è una promessa che faccio al gruppo e a tutti. Continuerò ad allenarmi con intensità, con voglia, con amore, ecco, perché io ci tengo al mio Rione, ci tengo al Rione Maestri, ci tengo ai miei compagni, che più di essere compagni sono fratelli, e ci tengo a portare i risultati il prossimo anno. Quindi ve lo giuro, ve lo prometto, che suderò sangue per il prossimo campionato. Per quanto riguarda quel che mi hanno detto tutti i video che hanno visto sul mio ritiro, l'ho fatto per gioco, non voglio ritirarmi. Io non mi ritiro mai. Io sono un combattente, non mi ritiro mai. Affrontiamo insieme le difficoltà. Io non voglio abbandonarvi, ecco. Era per giocare un po'. Mi dovete sopportare per un altro paio di anni, ecco. E niente, questa è la conferma, l'ufficialità che io sono serio, non sto scherzando, che non mi ritiro, ecco. E niente. Che dire di più? Se mi volete poi riconfermare nella grande squadra, a me farebbe molto piacere e spero anche a voi. Non si può cancellare tutto con un errore. Può capitare anche ai campioni di sbagliare, eppure sono sempre lì. Cioè, io, perdonatemi, ecco, tutto qui. Vi sto promettendo. Qui, memorizzatevi il giorno del video in cui è stato fatto, che io da settembre in poi, da quando inizieranno gli allenamenti, le preparazioni per un campionato futuro, io darò l'anima, tutto qui. Ora ci sarà una festa medievale, una piazza, la festa di Sant'Anastasia da affrontare.
Io ci sono. Ci sono e ci sarò. Non mancherò un allenamento, non mancherò come ho fatto sempre fino a oggi. Non mancherò un'uscita, non... perché io a questo rione ci tengo, ai miei colori ci tengo e voglio continuare a far bene con questi colori. Ok? Tutto qui, il mio pensiero. Mi avete chiesto nell'autobus di fare il discorso, ma non me la sentivo perché ero un po' stressato anche dal viaggio, dallo sbaglio che ho fatto. Faccio questo, lo faccio in video questo discorso che dovevo farvi a voi. Giratelo, fatelo vedere a tutti, ai rionali, diciamo. Comunque, io sono pronto. Nell'ultimo messaggio che è arrivato nel nostro gruppo ho risposto idem, che ci sono anche io, sono pronto a affrontare questo viaggio insieme di nuovo, ripartire tutti insieme e vedere gli sbagli dove che abbiamo sbagliato tutti, un po' tutti in generale. Ok, aspetto anche i vostri commenti, cioè i commenti li voglio solamente dai miei compagni del rione, perché ci tengo ai vostri commenti. Ho fatto questo video perché ci tenevo a farlo e almeno i vostri commenti di quanti siamo, 20 persone, voglio il commento di queste 20 persone per vedere cosa ne pensate con quello che ho detto. Va, scusate, ma mi impappino un po' a parlare perché c'ho la stanchezza ancora addosso. Va bene? Avanti, vi lascio un grosso bacio a tutti, questo è per tutti. E forza Mastri, sempre, sempre, fino alla morte. Ok? Un abbraccio forte. Ciao, buona giornata. Ciao, ciao.